Allora, finalmente faccio questo benedetto video degli acquisti in saldo che mi avete richiesto in tantissimi sotto il vlog di Barberino e anche su Facebook. E allora finalmente mi metto a girarlo. Sarà tipo la 14ª volta che io che provo questa intro. I soldi ovviamente non erano tantissimi quelli a disposizione, quindi ho preso quello che era nelle mie necessità. Che non è né troppo ma nemmeno troppo poco, è giusto per me, perché a me quelli che mi fanno i conti in tasca mi danno fastidissimo, proprio non li sopporto. E quindi non venitemi a chiedere: ma quanto hai speso? Ma quanto l'hai pagato? Non lo saprete mai. Allora, iniziamo subito. Allora, ho preso prima di tutto questo orologio, che l'ho preso da Stella Z, è carinissimo perché è il quadrante con i baffi, è carinissimo! L'unica cosa, ci ho dovuto cambiare il cinturino perché quello che aveva prima, quello suo originale, mi si era rotto e quindi l'ho dovuto cambiare e adesso me lo rimetto e lo uso, cioè lo porto sempre, a parte quando vado in palestra, ma lo metto sempre. Lo metto sempre, sempre, sempre. Anche per andare a lavoro. Lo metto sempre. Poi, in un negozio cinese ho fatto due acquisti. Uno è questo qui. Che sono questi orecchini a goccia. E sono carinissimi perché hanno questa pietrozza qui. Un po' sfaccettata. E è molto carina. Sembra una perla, ma non è una perla vera e propria. Sembra quarzo. Sembra sia quarzo. Però li vedrete a brevissimo anche nei miei prossimi video. E sempre dallo stesso negozio ho preso questa. Ho preso questa sempre con i baffi, che si intona benissimo con il mio orologio. E è carina con i baffi, è superstar. Carinissima. E è di quelli con la calamita qui che si apre al libro. E qui ovviamente questa l'ho presa anche perché io poi andando a ballare con le mie amiche, a volte magari avrei bisogno di ho bisogno magari di portarmi i soldi dietro, non ho voglia di portarmi dietro tutta la borsa perché mi scoccia. E allora ho comprato questa qui che ha anche queste taschine, vedete? Anche quando vado in palestra mi porto solo dietro la tessera della palestra per le docce e la metto qui dentro e poi mi porto solo il telefono. Da Mia Makeup ho preso questi due che vi ho fatto vedere anche nel vlog di Barberino. Però non li avevo tirati fuori, non ve li avevo fatti vedere tirati fuori. E quindi ve li faccio vedere. Sono della linea Basic Beauty. E è questo ombretto. Mamma mia, mi stava cascando, ma l'ho bloccato con le cosce. Uno è questo, l'ombretto è questo. Che è carinissimo. È un bellissimo colore, però è molto discreto. Ora ve lo faccio vedere swatchato. Vedete? Ha una bella perlescenza, però rimane molto discreto, non è di quelli sparaflescianti. E poi ho preso questo che è un gloss ed è questo questo rosso aranciato bellissimo. E nella confezione sembra pieno di glitterini, però poi quando lo vado a swatchare, vedete, ve lo faccio vedere, non rimane tanto glitterato, anzi ha una leggera perlescenza quando si va a mettere qui. Qui sembra proprio veramente una cosa Poi alla Upim ho preso una cosa, due cose che per me sono di vitale importanza, ossia una è questa, la matita di Shaka, il mio primo prodotto di Shaka, e è un kajal, è nero. Non c'è il numero. Ah sì, il numero 41, black. Allora, e è bellissima. Vedete? È nerissima e si sfuma da Dio. Infatti me la vedrete usare quasi sempre nei prossimi video make-up. Poi, sempre alla Upim, ho preso questo paio di jeans, che è un semplicissimo jeans chiaro. Vedete? Sono leggermente larghi in fondo, però non arrivano al sotto il piede. Sono della serie Nice Girl.
sono belli, sono a vita media, hanno una vita media e sono molto belli, poi sono molto morbidi, rimangono molto morbidi. Ora, i prodotti di Bottega Verde, a Barberino del Mugello, da Bottega Verde, ho preso questo profumo, all'iris bianco, ed è un profumo per me, a mio parere, carinissimo, perché è piccolino, quindi si può portare tranquillamente in borsetta, e poi è a roll-on. Cioè, è una cosa fantastica. Poi è bellino perché dietro c'è scritto anche il modo d'uso. Ossia, applicare dietro le orecchie e sui polsi. Cioè, è una cosa bellissima. Poi ha un profumo veramente... sa quasi di borotalco, però... non lo so, non ve lo saprei descrivere. È intensissimo. È una cosa favolosa. È molto buono. Poi, da Bottega Verde qui a Livorno, ho fatto la Fidelity Card e avevo due regali, diciamo. Allora, il primo è che avevo il 50%, solo per quel giorno lì che ho fatto la Fidelity Card, avevo il 50% di sconto su tutta la spesa che avrei fatto quel giorno lì, non c'era un minimo, e poi mi avevano dato la Welcome Box. Allora, prima vi faccio vedere il prodotto che ho acquistato, ossia... questo deodorante per piedi e scarpe, perché io purtroppo, ora soprattutto d'estate, ho i piedi che mi sudano parecchio, di conseguenza mi puzzano, non mi vergogno a dirlo. E poi l'ho preso anche per le scarpe, perché quando vado in palestra, quando ho finito di allenarmi, che mi lavo le scarpe, le lascio un attimino lì all'aria e ci spruzzo dentro questo. E questo qui allevia un pochino anche l'odore di sudore del piede. E sa di menta, è molto buono. Ecco, no, l'essenziale di menta e tea tree oil. È molto buono. L'ho usato l'altro giorno quando sono andata in palestra, martedì, e è molto buono. Spruzzato direttamente sul piede appena lavato, è una cosa fantastica. E poi, ovviamente, nella Welcome Box ho trovato, allora, questi tre prodotti. Sono questa crema, che è una crema per il corpo alla vaniglia nera, che è molto più pungente, è un pochino più cupo, diciamo, rispetto al profumo di vaniglia a cui siamo abituati di solito, che è molto dolce. Poi questa crema per le mani all'argan del Marocco, con olio di argan e gelsomino del deserto. Voi lo sapevate che nei deserti crescevano le piante di gelsomino? Io non lo sapevo. E poi ho trovato questa mini taglia di questa crema per il viso, della linea Hyaluron Plus. È una crema per il viso ricompattante effetto filler con acido ialuronico ed estratti di fiori bianchi. E questa, non so, a me ricorda, perché le profumazioni le ho sentite tutte, a me ricorda un pochino questa profumazione qui della cremina, l'odore della crema della Nivea, quella nella lattina tonda blu. A me mi ricorda molto quel profumo. E comunque, appena li avrò provati, dopo un po' vi farò anche la recensione di questi prodotti. Da H&M sono stata morigerata io nelle mie spese in questo giro di saldi. Ho preso questo maglione, che è leggermente cortino, a me arriva giusto a coprire la righetta, la pieghetta della pancetta. E... è intrecciato, è bianco, è caldissimo e poi a me piace molto questo particolare dei bottoncini qui sulle spalle, che lo arricchisce molto, e a me piace tantissimo questo maglione, lo metto molto spesso. Poi dal sito della Bonprix ho preso questo cardigan, anche questo bianco con i suoi bottoni, e anche questo è molto caldo, perché è veramente caldo. Cioè, io me lo sono messo, mi è arrivato giovedì scorso, io me lo sono messo sabato sera quando sono andata a cena dai miei suoceri. Mi sono messa questo, sotto avevo il maglioncino, un maglioncino un pochino più leggero, e io avevo caldo, questo qui addosso e il maglioncino, avevo caldo. Ve lo consiglio questo cardigan qui, a parte che è bello lungo, è proprio lungo. E poi, cioè, io vi dico,
Vi consiglio di prenderlo di una taglia o due più grandi perché questi cardigan qui stanno bene un po' sciallati. Tornando agli acquisti che ho fatto a Barberino del Mugello, da Alcott ho preso questi jeans che sono un blu scuro, sono dei blue jeans che sono bellissimi. E poi sono belli perché sono comodi, sono morbidi, rimangono aderenti e sono stretti in fondo. Sempre a Barberino ho preso da Douglas, sono andata da Douglas e ho comprato solo due cose, che però sono, a mio parere, sono fantastiche. Ossia, che ve la faccio vedere dalla palette direttamente. Salutatevi! E sono tutti colori naturali, però sono leggermente scimmerosi. Ora ve li faccio vedere a modo. Sono un po' scimmerosi, però sono stupendi. Cioè io ho aspettato ad usarla perché volevo farvela vedere in tonsa, ma ha dei colori fantastici per fare dei trucchi. Cioè con questi colori qui potete fare tutti i trucchi di ogni tipo. Sono shimmer, però a me non sembrano proprio shimmer di quelli proprio potenti. Comunque poi ci farò gli swatch prima di usarla e vi metterò la foto su Instagram. Andatevi a iscrivere alla mia pagina, perlomeno alla mia pagina di Facebook e a Instagram, perché sono super attiva lì. E poi, sempre da Douglas, ho preso una cosa che per me ricorda tantissimo l'adolescenza, che è il Charlie. È questo profumo di Revlon, io ho preso il bleu e mi ricorda davvero la mia adolescenza perché c'è stato un periodo in cui uscivo con un ragazzo, ci sono uscita per 2 anni e per 2 Natali di fila mi ha regalato questo profumo che per me era buonissimo e lo è tuttora. Che ricordi? Sì, sono un po' sentimentale io da questo punto di vista. Poi sono passata dalla pupa. La busta è immensa, cioè non riesco nemmeno, non so nemmeno come metterla, però la busta è immensa, ma ho preso una cosa sola dalla pupa, sono stata brava. Sempre a Barberino del Mugello, ovviamente. Ho preso questa, che è una linea di prodotti per il corpo in collaborazione con Borsari e c'erano, io ho preso Gardenia Suprema, però c'erano anche Alla Rosa, il Giglio e un altro fiore che non mi ricordo. E sono, ve li faccio vedere. Allora, io vorrei farvi vedere la scatola. Questa qui poi farà una bruttissima fine, mi sa. No, non nel senso che la butto via, ma la userò per metterci tutte le mie palette. Perché c'è un work in progress in corso in casa. Allora, questo è il latte doccia, che è proprio profumoso, sa molto di gardenia questo profumo, questo Le Pour la Douche. Poi la saponetta, che è carinissima, questo color lilla. Anche la saponetta è un po' pungente sulla saponetta, però buona. E poi ovviamente il latte corpo, che anche questo ha un profumo veramente buono, 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 buono. Poi, ultima cosa, sono andata alla Lindt. E voi mi direte, alla Lindt ti sei sfatto, ti sei venuto. E invece no, vi ho comprato solo due cose. Allora, ho preso questo cioccolato che sono molto curiosa di provarlo. Anche questo qui sono molto curiosa. E questo è al caramello salato. Cioccolato al caramello salato. Sono molto curiosa di provarlo. E poi ho preso questo della serie Hello, My Name Is. E l'ho preso al popcorn, sweet popcorn. E vi do anche una piccola anteprima. Questi due bambini, questo e questo,
saranno i primi prodotti ad essere assaggiati del nuovo format. E basta, abbiamo finito. Oh mio Dio, tutta questa coltre di sacchetti stava piano piano iniziando ad invadere tutto il tavolo, non ne potevo più. Ero troppo curiosa a parte ero eccitata perché ve li volevo far vedere interi, intonsi, ma poi sono troppo curiosa di provare i profumi e soprattutto quello della Bottega Verde e le creme di Bottega Verde e la palette di Douglas. Bene, io ho finito. Spero vi sia piaciuto questo video pazzo, perché non lo so come mai, ma io quando faccio questi video sono pazza, semplicemente pazza, e sono anche struccata. Sì, non avevo voglia di truccarmi per fare il video, anche perché tanto poi più tardi devo andare in palestra, ma chi me lo fa fare di truccarmi? E voi come sono andati i vostri acquisti in saldo? Avete preso qualcosa di uguale al mio o di simile? Scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto, e così magari se so che vi è piaciuto lo devo rifare. Vi beccherete un altro video acquisti con questa faccia struccata. No, spero di essere truccata nel prossimo video. Niente, io spero che vi siate divertiti almeno un pochino e che vi siano piaciuti i miei acquisti, e niente, ci vediamo alla prossima volta. Ciao!